Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Naomi e voi siete su Chiacchiere dalle Righe e il video di oggi è un video che non faccio da tanto tempo e cioè il 5 Star Predictions, cioè un video in cui vi parlo di alcuni libri di cui, a cui sono molto interessata, da cui mi aspetto tanto e il punto è che poi a un certo punto quando li avrò letti tornerò da voi e vedremo se effettivamente avevo ragione. Io ho fatto questo tipo di video 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa e poi me lo sono completamente dimenticato. Quindi il punto sarebbe non fare la stessa cosa. Voglio proprio resettare tutto, non mi ricordo neanche che libri avevo messo in quel video, forse avevo messo The Diviners di Libba Bray, gli altri non me li ricordo, ma non sono neanche andata a riguardare l'altro perché è stato talmente tanto tempo fa che proprio me l'ero completamente dimenticata, quindi rifacciamo tutto da capo, stavolta facciamo le cose come si deve, non ci dimentichiamo niente, mi tengo comunque segnati questi libri così non ce li dimentichiamo e poi quando ho finito torno da voi e vediamo com'è andata. È un miscuglio di libri che esistono in italiano e libri che non esistono ancora in italiano e alcuni però sono veramente molto molto recenti, quindi magari poi arriveranno, uno addirittura non è ancora uscito ma esce comunque quest'anno e sono tutti libri su cui sono molto 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 carica. Sono un pochino così però perché da due o tre libri sono di autrici di cui ho già letto qualcosa prima che non mi avevo fatto impazzire, però non voglio farmi influenzare da altre cose perché se il libro in sé mi attira, non importa se ha scritto cose che magari non mi hanno fatto impazzire, perché comunque intanto sono gusti e secondo le capacità di scrittura di una persona e i plot cambiano e migliorano nel corso del tempo. Quindi partiamo perché sono 8 libri, quindi abbiamo un pochino di cui parlare. Numero 1. Yagi d'oro di Michael McDowell. Questo non è propriamente recentissimo perché tutti i libri di Michael McDowell ormai hanno anche più di qualche anno, però è l'ultimo tradotto in italiano ed è uscito quest'anno. Ero talmente carica che l'ho preordinato, mi è già arrivato, ce l'ho già e spero di leggerlo nei prossimi mesi. Michael McDowell è l'autore della serie della Blackwater che ha avuto tanto successo qui in Italia. Questo stavolta, anziché essere una serie in libri piccolini come è successo con la Blackwater, è un libro unico, con una bellissima copertina ancora una volta. E stavolta è ambientato nel 1882 a New York e sembra basarsi sulla rivalità e sullo scontro tra due famiglie, gli Shanks da una parte e gli Stoll qualcosa, non mi ricordo il nome della seconda famiglia, dall'altra, dove una è la famiglia di un giudice e dall'altra vediamo invece una famiglia di criminali. La sinossi non dice propriamente che cosa deve succedere, ma a me va bene così. Siccome mi era piaciuta comunque la Blackwater e ogni volta volevo di più quando avevo terminato di leggere uno dei volumi, sono curiosa di vedere come rende invece come libro unico. Quindi sono molto molto carica, la sua scrittura mi piace, i suoi personaggi mi piacciono. L'unica cosa che mi fa che mi lascia un pochino così è che lui aveva questo elemento sovrannaturale nella Blackwater che poi non è stato molto spiegato. Quindi o me lo mette e stavolta me lo spiega o non mette stavolta elementi sovrannaturali e lo basa solo su queste due famiglie. E in ogni caso queste dinamiche tra le famiglie ma anche interne tra le famiglie erano tra le cose più interessanti della Blackwater, quindi su questo sono abbastanza tranquilla. Un altro libro in uscita quest'anno, che non è ancora iniziato, ma ci siamo quasi, anche questo l'ho preordinato. Io non preordino mai quest'anno, mi sono fatta prendere qualcosa, l'ho preordinato. Si tratta di The Familiar di Leigh Bardugo. E io ho letto altri libri della Bardugo, nessuno di quelli saranno mai i miei libri preferiti. Io sono una delle poche persone che ha abbandonato la serie dei Grisha, la serie di La Nana Casa è iniziata bene, poi il secondo non mi era piaciuto, quindi insomma ci sono dei precedenti. Però io sono positiva perché questa sinossi promette veramente bene e ha degli elementi che potrebbero piacermi molto. Allora, intanto è un libro storico, stavolta non mi ricordo esattamente l'anno in cui è ambientato, ma è ambientato a Madrid e si parla del re di Spagna e dell'Armada, quindi
siamo in un contesto storico, la protagonista fa la domestica, comunque fa parte della servitù di questa famiglia che evidentemente è ricca ma da posizione sociale non particolarmente brillante, e lei ha qualche abilità magica. La sinossi non dice esattamente che cosa, ma dice che lei la usa più che altro per aiutarsi nei lavori in casa. A un certo punto la padrona di casa scopre dei suoi poteri e non so se la stia ricattando qualcosa del genere, fatto sta che usa i poteri di questa ragazza per migliorare la posizione sociale della sua famiglia, cosa che poi viene notata da, aspetta che non mi ricordo il suo nome, dal segretario del re di Spagna, che decide di usare le abilità di, pare si chiami Lucia lei, per riguadagnare il favore del re. Tutto questo poi viene inquadrato nel fatto che c'è evidentemente questa questione magica dove probabilmente lei deve anche un po' proteggersi perché ci sono tutte queste persone che vogliono usarla. Lei è ebrea, quindi si parla anche della marginalizzazione degli ebrei, e a un certo punto lei evoca questo famiglio, da cui il titolo De Famiglia. Quindi immagino ci sia anche tutta una questione a livello storico, tutti gli elementi che mi piacciono, quindi c'è la magia, ci sono le creature magiche, c'è il contesto storico, ci sono temi importanti, io sono veramente carica. Speriamo, magari è la volta buona in cui riesco a farmi prendere dall'hype, perché io ci provo, io non sono non sono prevenuta nei confronti della Bardugo, però alla fine io non sono mai completamente presa, non entro mai effettivamente nell'hype dei suoi libri, non mi piacciono quanto piacciono normalmente alle altre persone, quindi vediamo. L'altro si chiama Ench ed è un libro che mi ricorda molto The Boys, ed effettivamente viene consigliato per le persone a cui è piaciuto The Boys, quindi sono molto molto intrigata. Parla di questa ragazza, di questa giovane donna che a un certo punto ha un incontro con un eroe e non so se venga gravemente ferita o se succeda qualcosa, fatto sta che poi lei scopre che non è la prima volta che accadono di questi incidenti, tra l'altro lei ha perso il lavoro a seguito di questa cosa, e lei decide di vendicarsi, che è praticamente la trama di The Boys. E poi a un certo punto lei entra in contatto e comincia a lavorare con uno dei villain. Vedete che effettivamente somiglia molto, immagino, cioè spero che non sia proprio uguale uguale, ma che comunque l'autrice ci abbia messo del suo, e sono veramente curiosa di vedere come rende in un libro una trama del genere. Mi attira molto anche La volontà dei molti di James, non so come si pronunci, Islington, è l'autore di L'ombra del tempo passato, dove io ho letto il primo e mi era abbastanza piaciuto, ma è una serie che aveva un sacco di hype e anche qua io non mi ero trovata del tutto d'accordo, per cui l'ho per ora messa da parte, non è tra le mie priorità, non so neanche se andrò avanti, però devo dire che questo mi attira molto, ha un sacco di hype all'estero e quindi speriamo. Stavolta si tratta di un'altra serie fantasy dove forse l'ispirazione è l'Impero Romano, dove il protagonista, questo misterioso protagonista, entra nell'accademia di questa chiamata la gerarchia. È un regno, ma viene chiamato anche la gerarchia, dove queste persone vengono mandate in questa accademia per imparare a usare i loro poteri, ma a quanto ho capito poi devono cedere ai potenti di questa repubblica. Il protagonista riesce a entrare, ma ha un segreto, viene detto che lui non deve farsi scoprire perché sennò lo farebbero fuori. E non so se ci sia una specie di trama di vendetta dove forse lui fa parte di una famiglia o di una popolazione che è stata uccisa o che ha subito dei soprusi. Ci sarà evidentemente qualcosa di personale, ovviamente la sinossi non ti dice che cosa, ma speriamo stavolta di riuscire a entrare nella... Vedete che ci sono diversi di queste cose in questa lista? Magari sarà il momento del riscatto, speriamo. Un'altra in questo senso, La storia sommersa e Study and Drowning di Ava Reid, dove io non mi ricordo il titolo, era forse il primo libro che aveva pubblicato. Io ho provato adesso... The Wolf and the Woodman si chiama, e se non sbaglio anche quello deve uscire in italiano quest'anno, mi pare che sia nel catalogo in uscita di Neone Edizioni, sapete la
diciamo, la parte fantasia di IEO che entrerà, diciamo, in azione verso la fine dell'anno, mi pare, verso l'autunno, e mi pare che siamo dei libri che hanno in catalogo tra quelli da pubblicare. Questo parla di una ragazza che ha questa passione per la letteratura, e lei in particolare ha un grande amore per questo libro scritto da un famoso autore che però nel frattempo è morto, un libro che parla di fate. Lei avrebbe voluto studiare letteratura, ma purtroppo in questo mondo in cui ci troviamo le donne non possono studiare letteratura, quindi alla fine lei ha deciso di studiare architettura. Sembra però che la sua passione per la letteratura e per questo autore trovi finalmente soddisfazione quando la famiglia dell'autore, l'autore morto, decide di indire un bando per rimettere a posto la casa dell'autore. Lei riesce a farsi inserire nel progetto. Entrare in questa casa, respirare l'aria che respirava questo autore, per lei è un sogno. A un certo punto però lei incontra questo altro ragazzo che fa parte del dipartimento di letteratura, che è riuscito a sua volta a farsi assegnare al progetto perché lui sta indagando su questo autore. Da quello che ho capito, lui ha il dubbio che ci sia sotto qualcosa di losco, che o non l'abbia scritto lui o che abbia scritto delle cose false, o forse dietro quello che ha scritto c'è un po' più della semplice immaginazione. Quindi è un libro sui libri, un libro sulla letteratura, un libro sulle storie. Probabilmente c'è in mezzo anche una love story, ma spero che non sia la questione preponderante. Non lo so, questo libro mi chiama da un po' da quando è uscito in inglese. Sono sempre stata un po' così, un po' così, perché sapete, con oh mamma, non mi vengono le parole, un'esperienza non molto positiva con l'altro libro, mi sono un pochino irrigidita, però secondo me potrebbe veramente piacermi molto. Ho scoperto l'esistenza di questo libro ieri, per sbaglio, e l'ho subito messo in lista. Si chiama Immortal Dark, esce quest'anno, non è ancora uscito. Parla di vampiri, ma a quanto ho capito si parla di una società di vampiri originaria dell'Africa, che però può nutrirsi solamente da determinate famiglie, quindi non possono cibarsi di chiunque, e quindi il risultato è che loro si sono associati a queste famiglie e a ogni generazione devono scegliere dei compagni. Non ho capito se anche in senso sentimentale, ma qualcuno a cui associarsi, ed evidentemente questa persona diventa la loro fonte di nutrimento. E le famiglie di queste famiglie, per poter reclamare la loro eredità ed entrare in tutto questo mondo con vampiri eccetera eccetera, devono prima frequentare questa prestigiosa università. La protagonista fa parte di una di queste famiglie, ma da quello che capisco lei è stata molto lontana da questa cosa, finché a un certo punto la sorella minore scompare, e lei ha il dubbio forte che a rapire la sorella sia stato uno di questi vampiri, che in particolare il vampiro associato alla sua famiglia. Solo che per arrivare a lui deve prima reclamare un po' la sua eredità, e quindi deve andare in questa accademia, dove quindi si parla di quello che lei studia, delle arti, della filosofia o a varie arti arcane che lei deve studiare. Quindi sembra un po' Dark Academia, ma sovrannaturale, con i vampiri, e io non vedo l'ora che questo libro esca. Adesso sono fissatissima, mi sono segnata da qualche parte, non ce l'ho qui davanti, quando esce ho anche una mezza intenzione di preordinarmelo. È quello della lista che in questo momento mi interessa di più. Mamma mia, speriamo che effettivamente sia all'altezza dell'hype. Terminiamo con due libri. L'Impero del Sogno, di un autore italiano. Questo ha una trama super intrigante, perché parla di sogni e parla di questo ragazzo che a un certo punto comincia a fare un sogno non solo ricorrente, ma un sogno che prosegue. Nel senso che quando lui si sveglia e poi torna a dormire, il sogno è andato avanti, nel frattempo sono successe altre cose, quindi lui deve rimettersi in pari, e sembra che ci sia proprio una storia, qualcosa che sta succedendo, e diventa una sorta di vita parallela a cui lui si appassiona, perché lui ha una vita normale, non succede nulla di particolare, quindi diventa più appassionante della vita da svegli. E c'è qualcosa che riguarda un summit a cui lui deve partecipare durante il sogno, e delle decisioni importanti che i delegati di questo summit devono prendere, e mi sembra super, super intrigante. In realtà l'ho scoperto un po' di anni fa, poi me lo sono un po' persa per strada, però ce l'ho sempre lì da qualche parte che mi chiama, e quindi
Speriamo, per tutti, speriamo, perché sembra veramente interessante. E termino con Icarus, che è il nuovo libro di Kay Ankrum, cioè il, non ricordo se è autore o autrice, di The Wicker King, che io ho letto qualche anno fa. È appena uscito in inglese, non so se prima o poi uscirà in italiano, al momento di questa persona, di questo autore, di questa autrice, non è uscito niente in italiano, e dovrebbe essere un retelling con una trama molto interessante ispirato alla mitologia greca, perché... Beh, Icarus, avrete immaginato, lui e il padre sono dei ladri di opere d'arte, ma piuttosto specifici, perché sembra che da quando hanno iniziato a fare questi furti di opere d'arte, la loro vittima, la persona su cui si sono concentrati, sia questo Mr. Black, che è stato coinvolto nella morte della madre di Icarus, quindi il padre vuole vendicarsi di questa persona e ha coinvolto il figlio. A un certo punto, durante evidentemente uno di questi furti, lui viene beccato dal figlio di questo Mr. Black. Il figlio si chiama Ilios, cioè l'ansia già da qui, sapete la storia, Icaro, il sole, eccetera eccetera. Praticamente lui non lo denuncia al padre, quindi non spiffera tutto, per motivi che non ho capito, e i due cominciano a diventare amici, e poi evidentemente c'è qualcosa di più. L'ansia che ho solo leggendo questa trama, considerando come va a finire nella mitologia, non so perché questo libro mi chiama particolarmente, sono curiosissima di leggerlo, e anche su questo grandi aspettative. Mi avete visto particolarmente sovraccitata in questo video, ma il punto è proprio questo. Quindi questi sono gli 8 libri da cui mi aspetto tante cose, le mie 5 star prediction, e speriamo. In realtà io, allora, non l'ho detto all'inizio, ma io non do più le 5 stelline, quindi in realtà... il titolo è un po' così, però fa niente, avete capito il concetto del video. Quindi queste sono le mie 5 star prediction, vedremo poi se ho avuto ragione, e fatemi sapere se in questa lista c'è qualcosa che effettivamente chiama parecchio anche voi, se no in alternativa ditemi qual è un libro da cui vi aspettate veramente grandi cose, può essere una nuova uscita o può essere un libro... già uscito in precedenza che non avete ancora avuto modo di leggere. Fatemi sapere che cosa, solo a sentirlo nominare o solo a leggere la sinossi, sentite le farfalle nello stomaco. Fatemi sapere, e se avete voglia di chiacchierare mi trovate qua sotto nei commenti. Detto questo, alla fine di questo video chiacchiericcio, vi ringrazio ancora di essere stati con me, vi mando un grosso bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!